performance e ho fatto un bel programma, sono molto contenta perché questa stagione era un po' difficile all'inizio e adesso ho visto che sono capace a farlo, allora è molto positivo per me per i campionati europei, i campionati mondiali. Ma intanto facciamo i complimenti, Francesco, per l'italiano di Lambiele che è nettamente migliorato questo. Assolutamente, complimenti anche per l'italiano. Durante la telecronaca è stato detto anche il tuo un esercizio molto strategico. Sì, è molto strategico e anche molto complicato perché ci sono la coreografia, ci sono trottole molto, con molto velocità e anche grande difficoltà con i quadrupli e triplo axel. Oggi sono contento perché ho fatto quasi tutto, ma una piccola errore nel triplo axel, anche nel quad, ma per la prossima volta io ho bisogno di fare tutto perfetto. Stefano, la sensazione è che stia migliorando anche la condizione fisica, sì. Europei e poi mondiali. Sì, veramente, adesso mi sento molto forte e sono capace di essere campione dell'Europa e anche campione mondiale ancora una volta. Un'ultima cosa, Stefan, non finisce qua la giornata perché c'è ancora la prova femminile. Sappiamo che sei amicissimo di Carolina Kostner, sì. Una per cui fare il tifo, ovviamente. Sì, ho visto il programma corto, era bellissimo. Mi piace il pattinaggio di Carolina, ma anche la personalità. È una persona molto positiva e questo non ci sono molte così. Francesco, un attimo, trattienilo Lambiele, sì. Perché immagino che da sportivo, da grande sportivo quale è Stefan, abbia apprezzato anche la prova del giapponese Takahashi. Non so se vuole dire qualcosa in merito. Infatti stava facendo, diciamo, in un certo senso i complimenti a Takahashi, un molto tecnico. Sì, è molto bravo e penso che lui ha vinto. No. No. Ha vinto Lambiele, 238-94, colpo di scena. Se vrai. È vero, 238-94. Sta andando a controllare. Sì, allora raccogli questa emozione a caldo. Sta andando, Francesco, a controllare. Aspettiamo. Perché ha ottenuto 154-74 e il complessivo è di 238-94. Secondo. Così abbiamo festeggiato anche con Lambiele. Allora sentiamo proprio a caldo, se è possibile, non so se sta scappando. Aspetta. Da qualche parte. Vittoria in tutti i sensi, abbiamo detto prima, per il tifo, non solo. Oh, ma è il mio più bello regalo per Natale, questo. Veramente è un piacere perché la settimana passata ho fatto il campionato svizzera e non era molto bene. Era difficile per me di dimenticare questo campionato, ma qui ho sentito l'energia positiva, ho sentito anche il pubblico italiano che era qui con me e mi ha dato molto forza. Possiamo dire che da oggi questa pista di Torino ha un fascino particolare per te? Ah, ma sì, veramente ho vinto la medaglia di argento qui in Torino, adesso questa finale è... Non lo so, è bellissimo. Emozionato e sorpreso anche? Sì, una grande sorpresa per me perché questa competizione era molto aperta. Aperta. N'importe chi poteva vincere questa competizione e I did a great job. Hai fatto un grande lavoro, fra l'altro il livello era davvero altissimo. Sì, altissimo, era una competizione d'un livello di campionati mondiali, sì. Grazie e complimenti a Stefan Lambiele, l'appuntamento con lui anche ovviamente europei e mondiali. A te Andrea. Grazie Francesco, per chiudere questa gara maschile il breve commento tecnico da parte di Franca Bianconi che devo dire è rimasta un po' sorpresa in postazione. Sì, sono rimasta sorpresa, Takahashi mi sembrava avesse fatto un ottimo programma libero, invece è stato premiato di più Lambiele soprattutto per quanto riguarda i components.